stata una vera e propria esecuzione l'omicidio di Giuseppe Raucci, 48 anni, pratese, residente a Camaiore, trovato morto nel bagagliaio di un'auto il 10 dicembre scorso a Ginestra Fiorentina, freddato da un colpo di pistola alla testa. Giuseppe Raucci faceva parte di una banda criminale calabro-livornese che gestiva un traffico internazionale di droga. Il pratese aveva ricevuto l'incarico di acquistare a Roma 3 kg di cocaina dal valore di 35.000 euro, ma era stato fregato. I fornitori gli avevano venduto zucchero al posto della droga. Qualche giorno dopo l'omicidio, un'esecuzione in stile mafioso. Raucci è stato ucciso perché ritenuto un traditore. Le indagini coordinate dalla DIA hanno quindi smantellato la banda criminale e portato all'arresto di 20 persone per omicidio e spaccio internazionale. Gli arresti tra Firenze, Livorno, Pisa, Prato, Pistoia, Massa e Lucca. A dimostrazione della rete che legava questi soggetti, che collegava questi soggetti uniti dall'interesse di fare soldi illeciti a qualsiasi prezzo, anche a prezzo di dover eventualmente eseguire degli omicidi per punire chi ritenuto traditore e comunque truffatore. La banda criminale gestiva fra la Calabria e Livorno un traffico internazionale di droga che poi veniva piazzata in Toscana. Le indagini, oltre agli arresti, hanno portato al sequestro di 65 kg di sostanze stupefacenti. La Toscana Arcobaleno fa rotta su Firenze. Per la prima volta il Toscana Pride, presentato nella sede della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati, arriva nelle strade del capoluogo in nome dei diritti di gay, lesbiche e transessuali. Alla parata del 18 giugno, che da Piazza D'Azeglio attraverserà il centro storico fino a Piazza Indipendenza, gli organizzatori aspettano 10.000 persone da tutta la regione e anche oltre. Accanto alla sfilata è il Toscana Pride Park, aperto dall'11 giugno, pensato come sede di dibattiti sui diritti e la discriminazione. È un percorso che nasce da molto lontano, è un percorso di condivisione e di collaborazione con tutte le realtà associative sul territorio regionale, quindi è un insieme di iniziative che investe tutto il territorio ma che poi confluisce in una parata finale del 18. Colori e musica per le strade, ma per il Pride c'è anche un orizzonte d'azione che, dopo la recente entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili, punta al riconoscimento della parità dei diritti e alla legittimazione dei legami affettivi. Resta un po' di amarezza per il nodo non sciolto delle adozioni, la cosiddetta stepchild adoption. In Europa non esiste una legge che metta insieme le unioni civili con le adozioni, quindi è bene che a tempo debito il Parlamento riapra, dopo la conquista avvenuta sulle unioni civili, una discussione seria relativa a tutta la materia delle adozioni, cercando di fare una discussione non condizionata dalle polemiche, non condizionata da strumentalizzazioni. Piccolo neo, il patrocinio non concesso dal Comune di Firenze, ma intanto le adesioni di soggetti istituzionali e associazioni in tutta la regione continuano ad arrivare. Capita talvolta che le discussioni del Consiglio regionale riguardino anche tematiche interne allo stesso stabile di Via Cavour, ma il tema del posizionamento, opportuno o meno, del crocifisso nelle aule è una questione che divide e fa discutere, anche se solitamente si parla delle aule scolastiche e non, come in questo caso, di quella del Consiglio regionale. Eppure la Lega Nord con Marco Casucci ha presentato proprio una mozione su questo, chiedendo di riposizionare l'effigie di Cristo nell'aula del Consiglio. Mi è venuta questa idea di presentare questa mozione a seguito di quanto è successo in Regione Liguria, laddove praticamente è passata questa mozione ed è stato affisso il crocifisso appunto nell'aula del Consiglio della Regione Liguria. La seconda motivazione è la nostra stessa toscanità, per cui la Fallaci, se lo ricordiamo bene, nei suoi ultimi anni, ecco, citava Benedetto Croce appunto nel saggio "Perché non possiamo non dirci cristiani" del 1942. Noi come gruppo di Lega Nord interpretiamo il crocifisso come un simbolo universale dei valori di libertà, tolleranza, uguaglianza, proprio perché la nostra identità è propriamente cristiana. La mozione ha visto l'appoggio delle forze di destra, ma il voto contrario di quelle di sinistra, compreso il Partito Democratico, ad eccezione di 4 consiglieri DEM e del presidente Eugenio Giani, che si è astenuto, così come il Movimento 5 Stelle. La questione della libertà religiosa e confessionale è prevista dall'articolo 8 della Costituzione. Noi siamo costituzionalisti, quindi io credo che in questi casi davvero sia assolutamente importante il rispetto di qualunque confessione religiosa. Quindi non aveva senso né votare a favore né votare contro, perché sembrava di volersi schierare da qualche parte.